Salve a tutti i sopravvissuti, io sono Caporosso74 ed oggi non siamo in uno di quei giochi che faccio di solito, ma voglio proporvi un nuovo gioco che mi ha attirato particolarmente. Sicuramente voi non lo saprete, io non sono un amante degli horror, però sono un amante dei survival e questo è il connubio perfetto tra due generi perché non fa troppo paura, ma al contempo è molto divertente e sfizioso da giocare poiché bisogna cercare di scappare da questo killer che adesso vedremo. Il gioco si chiama, come forse avete notato, sotto il menu Friday the 13, quindi venerdì 13 in italiano. E adesso io sono qua con il mio amico, cercheremo una partita e poi ci vediamo appunto in quest'ultima. Perfetto, eccoci qui. Ora ci guardiamo la scenetta iniziale. Ok, questo c'ha la lancia, quindi iniziamo noi. Spero di non spawnare vicino a un punto cruciale della mappa. Ok, sono in un punto cruciale della mappa, perfetto. Molto molto bene. Noi ce ne sgattaioliamo subitissimissimo via di qui perché Jason spawnerà quasi sicuramente lì. Quindi andremo dentro quella casetta e ci barricheremo finché Jason non sentirà più i nostri rumori e noi potremo uscircene. Chi è quello l'imbecille che corre a massima velocità facendo un casino di Dio? Non c'è dato a saperlo. Prendino subito. Ma chiudi questa porta. Tu dove sei, bufa? Io non so come spiegarti qua. Sto Ok. con un altro. Ho trovato il walkie-talkie che se non giochiamo in chat di gioco non ci serve a niente perché serve per comunicare con gli altri giocatori. Ho trovato la batteria, bufa. Peccato che non so dov'è la macchina, quindi Io manco. vabbè, la lascio qua, poi nel caso la troviamo cambiamo, insomma. Tanto piazzo una trappola. Riprendiamo la mazza. Consiglio anche di guardare i film, soprattutto quelli più vecchi, perché quelli nuovi non mi piacciono molto, sono un pochino più una commercialata, diciamo. Però quelli originali sono veramente molto belli e quindi vi consiglio di darci una spulciata. Poi fatemi anche sapere se volete un altro episodio su questo gioco che magari vi possa interessare. Magari ecco, usando le fattanze di Jason, non lo so. Io mi ci diverto molto, anche perché è un gioco diciamo abbastanza rilassante che al contempo dà quel, diciamo, quell'agitazione che non è paura, però che fa divertire anche, sentite. La musichetta in sottofondo contribuisce un po', no? A dare questo effetto. Tra l'altro, il giocatore ha lasciato lo spray, non si sa perché, magari per un altro oggetto, visto che abbiamo Sì, solo adesso tre sono slot. alla casa gialla e Sei alla alla casa gialla? macchina. E Sì. c'è l'assassino, non ho capito. Non so, so qua altri due. Andiamo ad andare insieme. Il cimitero, di solito al cimitero c'è un'altra bomboletta spray per Ma il cimitero medicarsi. ci sono passato prima. Andiamo giù. Vi raccomando, se giocate a questo gioco state sempre in zone di luce perché più state al buio, più il giocatore ha paura, insomma, intendo il personaggio, e più il personaggio ha paura, più poi oh cavolo, ci abbiamo davanti. Più le sue statistiche sono compromesse. Qua vediamo un easter egg, vedete la lapide di Pamela Burris, non so come si legge, che sarebbe poi la madre di Jason, insomma, e il motivo per cui Jason uccide tutti, semplicemente per vendicare la madre. Ora, io l'ho visto Jason sulla mappa, quindi qualcuno deve averlo spottato usando la pistola lanciarazzi o i petardi, e
Se Jason sta là, il personaggio più vicino a lui sono proprio io. E non ho nessunissima intenzione di diventare la sua prima preda. Sei ancora la casa gialla, bufa? Sì, però sta qua. Lo so. Dobbiamo muoverci. Qua c'è la batteria, ma non è una buona cosa, fa tutto il viaggio. Sì, infatti sento la musichetta. Tanto stiamo finendo la stamina, quindi un attimo riposiamoci. Ah, siete morti tutti? Hello. Oh God, please. Oh God, help us. Comunque Jason's real. ho trovato la macchina, quindi se Please mi help copri, us. provo. Cioè, te Ah, mi c'è stai questa la sulla batteria. Ah, ce l'ho scala. questa, l'ho presa questa. Vai. Ti lascio là dietro. Cerca di portarlo lontano. Magari vai, entra in un'altra casa che non sia quella gialla. Perché davanti alla casa gialla c'è la macchina. Perciò, se riusciamo poi a ad inserirla. Questo ho messo. Ah, Oh, c'è pure la benzina. right. Ci tocca solo trovare le chiavi, bufa. Ecco, No. sono un coglione. Sono un coglione. Sono un coglione. Sono finito nella trappola di Jason. Adesso sono feritissimo a morte, mi devo curare. Dobbiamo assolutamente trovare quelle chiavi. Forse qua non hanno per lo stato bene. Chiudiamo tutto. Non credo sarà qui perché sennò sarebbe troppo facile. Intanto però prendiamo mappa. Via per cassiera. Non si può perlustrare. Non c'è niente. La cucina. Ci sono varie padelle da poter utilizzare contro Jason, ma adesso non ci servono a niente. Chiudiamo la porta. Andiamo a dare un'ispezionatina. Comunque, questo gioco è relativamente giovane, si parla di 6 mesi, insomma, circa quando mi pare che era in alfa il gioco, quindi ovvio che non è un gioco AAA. Questo ovvio. Stiamo addirittura laggando. I server non sono molto stabili in questo gioco, ma non importa. Ok, intanto Jason è alla macchina perché ho sentito un urlo. Pure i petardi. Ma stanno partendo! No, aspettate! No, ho sbagliato tasto, madonna. Quindi loro sono partiti. Sì. Tu? Eppure. Io no. Però mi sa che Jason l'ha fermati. Sì, l'ha fermati Jason. Io sono stato un deficiente, mi sono buttato fuori Buttiamogli dalla la finestra non macchina. volendo. Scendiamo la radio così a lui comparirà che noi siamo qua, invece noi ce la fughiamo. In fretta anche magari. In frettissima. Non sai cosa provo a fare io. La codardata del secolo. Se non sono ripartito. Sono tutti lì. Se non riesco a fuggire, siamo nella merda più assoluta, tra l'altro. Sei salito in macchina tu, bufa? No, ma fa tutto il posto questo. No, non ci posso credere. No, non ci posso credere. Oh Cristo, c'è Jason! Adesso ce l'ha con quelli della macchina, quindi. Allora, bufa, ecco cosa devi fare. Mentre quello. Allora, tanto. Oh, ma sono scesi tutti! Buffa! Allora, dobbiamo fare una cosa, però. Dobbiamo provare a fottere la macchina a chi ce l'ha fottuta, praticamente. Perché già non ce l'ha con quelli. Quindi, magari, noi riusciamo a stannarlo. Poi ci buttiamo. Scesi tutti. No, sono risaliti tutti. Via, 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 buffa, via! Via, 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 via! Sono risaliti! Molto piano. Qua c'è una finestra da cui fuggarcela, no? In c'ho il coltellino e la pistola. E io c'ho il coltellino anch'io, però
quelli sono fuggiti, Buffa, quindi siamo rimasti noi e siamo nella merda. No, noi e altri due. No, 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 sono fuggiti tutti. E siamo rimasti noi, perfetto. Buffa, qua non riusciamo a scappare, quindi... Allora, io avevo acceso la radio, però. Ciò significa che lui adesso probabilmente starà andando lì. Allora, Buffa, se noi rimaniamo qua dentro siamo nella merda, perché l'unica entrata sono davanti. Facendo molto piano. Buffa, non so cosa fare perché la polizia l'hanno chiamata. No. No, aspetta, aspetta che ho buttato il coltellino, aspetta. Fammelo riprendere che sennò sono nella merda. Madonna, che ritardato il mio personaggio. Quello, bravo. Allora. No, non hanno chiamato la polizia. È qui. È qui, Buffa, fai piano. Fai molto piano. Vieni qua dentro, Buffa, tanto qua la finestra per scappare c'è, vero? Sì, c'è. Entra, entra. Chiudi la chiave, chiudi la chiave, chiudi la chiave. Eccolo. Oh, Gesù. Sperando che no... Ecco, ho messo la trappola, siamo nella merda. Apri tutto, apri tutto, apri tutto, apri tutto. Vai, vai, esci, 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 Buffa, esci. Apri le finestre. Poi è chiuso, poi è chiuso. Oh Gesù! Dov'è? C'è lì dietro, Buffa, c'è lì dietro. Fuga, 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 fuga disordinata. Corri! No, no, non entrare in sta casa, Buffa, è tarocca. Proviamo la casa grande, è l'unica nostra probabilità di sopravvivenza per ora. Io ho finito la stamina, cazzo. Non è troppo veloce. Cazzo, qui ho chiuso tutto prima, porca puttana. Entra dalla finestra non rotta se ce la fai. Corri, corri. Entra. Ok, dobbiamo un attimo fermarci per riprendere la stamina. Oh, cazzo. Vuole entrare. Via. Corri, 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 corri. Merda, ce l'ha con me. Affanculo. Va allora, vattene a fanculo, No, no. Ma cioè, queste porte non durano un cazzo, quelle col vetro. Morirò con la musica anni 70. Mi sono chiuso dentro una stanza. Forse non mi scama. Ma ce l'ha con me. Ah, è da te? Io, sì. No, mi sa che ce l'ho io invece. No, ce l'hai te, non no, è vero un cazzo. Io. Allora, io devo trovare un altro kit medico. Perché se no sono nella merda. Solo che sta casa è stata tutta esplorata, cazzo. Allora io adesso potrei benissimo camperarmela tipo dentro un armadio aspettando che il tempo finisca. Però ovviamente cosa vi faccio vedere mezz'ora che sto fermo, quindi ovviamente no. E il punto è che io senza un medikit ho la vita breve. Ma breve tanto. Anche perché il nostro grande amico nostro qui ha sfondato tutte le finestre, quindi... volevo dire le porte, scusate. Quindi io ovunque vada... sono nella merda, insomma. Beh, sono morto. Ok, siamo rimasti da soli, praticamente Buffa è morto, quindi... boh, niente. Sta partendo persa. Quegli altri sono fuggiti, quell'altro è fuggito con la barca da solo senza aspettarne neanche uno, quindi...
Le nostre probabilità di sopravvivenza sono ormai altamente compromesse. Quando noi nuotiamo, Rimasti 6 ovviamente, minuti. oltre a consumare un sacco di più di stamina, facciamo un macello di Dio. Quindi per lui sarà molto più facile insomma, trovarci. Non so dove andare. L'unica roba lei è che cerchi un po' di trollarlo uscendo fuori la finestra e rientri. Cioè, Non te voglio dire, lui devi adesso sta andando alla casa sentire. grande perché io ho attivato la radio, quindi lui compare che io sono lì. Il punto è che io potrei camperarmi e aspettare, però non posso ovviamente farvi vedere che mi sto lì camperato con la visuale nel buchetto. Quindi devo cercare un modo, non so, per barricarmi in una casa che mi consenta di barricarmi. Mi sa che queste case sono inesplorate, vedete la porta non è neanche barricata, quindi... Oh, Madonna, la trappola. Io vorrei sapere chi è il genio che ha messo quella trappola così. Forse io. Boh, non mi ricordo. No, non è possibile. Qua non ci sono mai stato. Poi le case comunque sono tutte simili, presso a poco, però alla fine non importa neanche. Che questo sarebbe un gioco da portare in live, perché un gameplay dura troppo. Purtroppo. Solo che, siccome adesso non credo proprio sia il caso di portarle live, anche perché insomma non ci sarebbe nessuno che le guarda. Adesso credo di aver, spero, di aver stuzzicato il vostro interesse per questo gioco, ma magari... In futuro, se volete, porterò altri episodi. Solo che io adesso non so proprio cosa fare. Non so lui dov'è, non so. Tu come sei morto, Buff? Asfissiato, quindi ti ha staccato praticamente. Ok, ho capito, No, in alto la mappa mi pare. sì. Il kit medico non lo utilizzo adesso perché non credo che ce ne sia bisogno. Teniamo per illustrare. Qui non c'è niente. Ce l'abbiamo già, quindi non possiamo prenderla. Questo invece ci è utile proprio. Quanto manca, Bufa? Perfetto. 2 minuti e 50. Ok, qua abbiamo pure una tagliola, quindi io direi di chiudere Sento qui. la musica che sta vicino a te. Perfetto. Siamo trappola qua. Tanto mi sa che questa è l'unica entrata, perché Jason non può entrare dalle finestre, solo dalle porte, quindi. Cassetta qui. Ah, non ci serve a niente, anche perché sono morti tutti. Comunque adesso vi faccio vedere quando vi nascondete, la visuale è presso a poco questa. Vedete, riuscite a vedere? Ok, è vicino a me.
Quanto bufa? È finita, hai vinto. Perfetto, non si sa come, non si sa perché, non si sa come abbia fatto lui a non trovarmi. Fatto sta che non ce l'ha fatta e quindi noi abbiamo vinto la partita. My sweet, sweet Jason. Mommy is proud of you. Now come home. Ed ecco qui, finita la partita su Friday the 13, o venerdì 13 che dir si voglia in italiano. Io spero di esservi stato utile, di avervi intrattenuto come sempre. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e che soprattutto vi abbia attirato il gioco. Se fosse stato così, ditemelo. Io farò volentieri un altro episodio, perché è un gioco che comunque si costa 37 euro, ma è comunque un buonissimo titolo. Io mi ci diverto molto a giocarlo. Quindi, se volete altri episodi, ditemelo, fatemelo sapere nei commenti. E io direi che da Caporosso e da Diego Bufarini è tutto. Passo e chiudo.